Cari amici della Live, siamo tornati anche questa mattina in zona stadio per vedere a che punto sono i lavori per la zona di prefiltraggio relativa alla curva sud e superiore in occasione delle gare casalinghe del club di Via Galvani. Vedete, queste sono le zone di prefiltraggio che prima erano in curva nord, adesso piano piano verranno spostate appunto sotto la curva sud, e questo è il parcheggio che è previsto anche ieri, che verranno appunto posizionati i tifosi ospiti, e questo sarà il percorso che loro faranno ogni qualvolta Chievo giocherà il Bentegodi. Vedete, transennato alla mia destra, chiusa anche la parte di sinistra. Ricordiamo che queste sono provvisorie, dopo verranno issate quelle verdi che troveremo vicino appunto alla curva sud. Verrà chiusa anche da questa parte la strada. Questo è il percorso appunto che faranno i tifosi ospiti ogni qualvolta giocherà il Chievo. Seguiranno questo percorso, vedete che qua gli operai continuano a lavorare, hanno spostato anche le panchine, come vi ho fatto vedere ieri, da sinistra sono state portate a destra, quindi è stata distanziata ulteriormente la zona dal monumento dedicato ai Butei. Vedete, siamo davanti alla biglietteria dove fino a pochi giorni fa era possibile sottoscrivere l'abbonamento. I tifosi ospiti appunto faranno questo percorso, verrà recintata anche questa parte e verranno appunto direzionati. Verrà chiusa anche questa parte qui, vedete che ci sono già le barriere predisposte, verrà chiusa anche questa parte qui appunto per non permettere che i tifosi ospiti vadano in giro per il piazzale, e il tifoso ospite appunto si troverà poi in direzione curva sud e potrà così accedere, ricordiamolo, solo quando il club di Via Galvani giocherà le partite casalinghe a Bentegodi, i tifosi ospiti potranno appunto assistere la partita dalla curva sud superiore.